gelosie, tutti si stava in un periodo così, tutti eravamo poveri, quindi non c'era nemmeno il fatto di essere mal rappresentati di fronte agli altri. Questa società, così direi anche un po' ingenua, a un certo momento, a un certo momento, lentamente, con la ricostruzione, questa generazione ha ricostruito l'Italia in 10 anni. Dopo 10 anni, 12 anni, c'è stato il boom, di cui il cinema ha raccontato. Credo proprio Dino ha raccontato un film, il boom, non so se era di Dino o di De Sica, di De Sica. Ha raccontato questo boom, per cui gli italiani hanno raggiunto un certo benessere. Sono cominciate le prime imprese industriali. L'Italia non era un paese industriale, non c'era un paese agricolo. Questo benessere è stata, ecco, quello è il mio pensiero, la rovina dell'Italia, perché è entrata, ha assunto, è entrata a guidare l'Italia una classe dirigente, che era la classe dirigente che si era fatta le ossa allora, ma che veniva anche un po' più da lontano, che era stupida. È anche corrotta. Adesso io posso dire delle cose anche spiacevoli, ma siamo la seconda puntata. Sai cosa? No, io dopo tre campioni qui di cosa mi trovo a disagio, perché uno ha parlato di Darwin, è una meraviglia, perché fa delle lezioni magistrali, così poi inventa poi. Capite perché applaudite e ho detto in vendita, volete che dica che non inventa? È uguale, è uguale, ce ne frega noi, ha detto mia sorella, che non posso essere villano come tu sei volentieri. Ho sentito. No, dopo Sgarbi, che ha fatto veramente una lezione magistrale, ho sentito Porro. Porro è un grande critico cinematografico. Io odio i critici cinematografici. Meno Porro. Meno Porro. Anche perché io sono innocente per quegli anni lì. No, no, sono, no, perché Porro è sempre equilibrato, sempre, non dice, c'è un critico, per esempio, italiano, che in fondo alle sue brevi critiche dice, non so, meglio una pennichella, oppure dice, a me ha fatto una criticonsola. A un mio film dicendo c'è di peggio, e io gli ho risposto: leggo ogni tanto le tue critiche, ma c'è di meglio. Speravo che smettesse di fare il critico, invece continua a impazzire. Vabbè, è un gran mestiere anche quello. Ora fa il critico, ma senza l'aria del critico, capito? Quelli la fanno cascare dall'alto, insomma. E poi ho sentito un mio collega, uno dei grandi colleghi, uno dei maestri del cinema italiano, che non parla da cinematografare, parla da uomo di cinema, che è diverso, di uomo che va al cinema, uno cioè che ha cominciato da ragazzo a respirare così quella cosa meravigliosa che è il cinematografo. Io da bambino a 7 anni sono andato per la prima volta al cinema a vedere una comica di Charlot e non è che ho pensato questa
è la mia strada, voglio fare il regista. No, mi sono divertito, ho detto guarda che bel modo di raccontare, non bisogna leggere un libro che è faticoso, cioè, quando vedete dicono le stesse cose facendosi vedere, insomma, mentre uno scrittore descrive un albero e ci metti magari due o tre pagine, al cinema l'albero è lì in una fotografia, bene fatto. Questa è la differenza tra il cinema e la letteratura. Monicelli, al quale io voglio veramente bene, e che lui credo che non abbia una grande stima di me. No, però non me lo dico con simpatia. Aspetta, perché dopo glielo chiediamo, dillo. Ma anche io sono invidioso di Monicelli, intanto perché Monicelli ha una salute di